Onorevole, lei è tuttora sottosegretario. Com'è stata questa esperienza? Ma l'esperienza da sottosegretario ai rapporti col Parlamento, con il governo Draghi, è stata un'esperienza, a mio parere, straordinaria. Un governo di unità nazionale, quindi una maggioranza politica molto disomogenea, che però si è messa al servizio del Paese portando avanti tre direttrici. Quella delle vaccinazioni, un piano di vaccinazioni finalmente efficace, quello del PNRR, l'Italia otterrà 209 miliardi che potrà spendere in infrastrutture e in opere di modernizzazione, e quello di riportare a una vita sociale normale i nostri ragazzi e i nostri bambini. Credo che vedremo gli effetti di questo governo nei prossimi anni. Iniziata la fervente campagna elettorale, quali sono i punti determinanti del programma di Forza Italia? Ma la situazione complessiva con tutte le tensioni sui prezzi che stiamo registrando impongono un'agenda che vada incontro alle necessità e alle difficoltà delle nostre famiglie e delle nostre imprese. Con il costo dell'energia che è sestuplicato o addirittura potrà decuplicarsi, noi dobbiamo aiutare i nostri concittadini ad andare avanti, quindi dovremo portare avanti una politica di contenimento dei prezzi da concordare anche in sede europea, così come ha già fatto il governo Draghi, e dovremo intervenire sul piano fiscale, perché le nostre aziende, se non avranno un addolcimento della pressione fiscale, e anche le nostre famiglie, sarà difficile mantenere i numeri di crescita del PIL che abbiamo registrato negli ultimi trimestri. Quindi su questo argomento degli aumenti dell'energia e del gas, Forza Italia che cosa propone? Ma noi dobbiamo assolutamente cercare di stabilizzare il prezzo. Non è un fatto che possiamo produrre da soli, dobbiamo lavorare in seno all'Unione Europea per cercare di contenere il prezzo in particolare del gas. Nello stesso tempo dobbiamo rafforzare il piano di indipendenza energetica, che per i no ideologici che si sono ripetuti per decenni, spesso senza senso, non abbiamo. E dobbiamo ricordare che occorrono tantissimi investimenti e una mentalità diversa che vada verso un incentivo reale alle rinnovabili. È stato fatto un buon lavoro grazie al PNRR, ma dobbiamo continuare, dobbiamo rompere anche questa ideologia sul no al nucleare a tutti i costi, perché il nucleare di ultima generazione dobbiamo continuare a fare ricerca e dobbiamo continuare a promuoverla, perché ci si debba arrivare, altrimenti continueremo ad essere dipendenti non solo dalla Russia ma anche da altri paesi. Dobbiamo fare in modo che le grandissime risorse del nostro paese, anche in termini energetici, mi riferisco in particolare all'idroelettrico, vengano potenziate e vengano messe a fattor comune. Basta con i no. Quindi la vostra soluzione potrebbe essere un termovalorizzatore oppure anche la questione del rigassificatore a Piombino, come la vedete? Allora, sui termovalorizzatori sì, dobbiamo moltiplicarli, e nel nostro programma questo è scritto con grande chiarezza. Per quello che riguarda i rigassificatori, anche qui certamente dobbiamo farlo, perché non abbiamo molte alternative. Anche qui non dobbiamo essere ideologici. Il tema di Piombino è un tema molto delicato, perché Forza Italia lo dice con grande chiarezza: siamo a favore dei rigassificatori. La scelta di un rigassificatore a Piombino porta delle criticità che dobbiamo affrontare e che bisogna comunicare ai cittadini, con i quali bisogna aprire un dialogo serio, concreto, perché è vero che il rigassificatore, così è come è stato immaginato, posizionato in questo modo, può dare delle problematiche alla città di Piombino, che ha visto grandi investimenti fatti per esempio sulla retroportualità di logistiche che rischiano di essere in parte dispersi. C'è il tema delle acciaierie, ci sono tanti aspetti. Bisogna parlarsi, bisogna essere pronti a fare delle modifiche laddove queste modifiche siano necessarie, se si vuole fare un buon risultato. E posso dire che per quello che riguarda Forza Italia cerchiamo solo un buon risultato per quello che riguarda l'eventuale convivenza fra il rigassificatore e la città di Piombino. Siamo in un momento di incertezza, il lavoro è giovane, quali prospettive? Ecco, le generazioni più giovani sono quelle che più ci stanno a cuore. Si dice spesso che Forza Italia è un partito che ha nel proprio orizzonte prioritariamente il tema delle generazioni meno giovani. Questo perché noi riteniamo che le generazioni meno giovani siano consegnate o rischino di essere consegnate alla solitudine e a un impoverimento, e vogliamo assolutamente contrastare questo. Dall'altra parte però
abbiamo nel cuore il futuro dei nostri giovani. Non accettiamo più che i nostri ragazzi, per avere una prospettiva, debbano andarsene fuori dall'Italia, perché pensiamo che l'Italia ne possa offrire tante di prospettive ai ragazzi. Però deve cambiare il paradigma. Non possiamo pensare che aiutiamo i nostri ragazzi dando loro un reddito di cittadinanza, una mancia per stare a casa. Questo è proprio sbagliato da un punto di vista esistenziale. Quello che dobbiamo fare è mettere le aziende in condizioni di assumere i nostri ragazzi, di dare loro una prospettiva lavorativa, e mettere la parte formativa della vita dei ragazzi in contatto, in stretta connessione con quella lavorativa. E anche su questo abbiamo tanto lavoro da fare, perché il mondo della formazione della scuola, il mondo dell'inserimento nel lavoro non dialogano abbastanza. Ma soprattutto riteniamo che se noi consentiamo alle nostre imprese di stare sul mercato, di alleggerirsi dall'oppressione fiscale, dall'oppressione burocratica che hanno, ci sarà un'economia più dinamica, e un'economia più dinamica inevitabilmente genererà un mercato del lavoro più dinamico. Mentre quello che abbiamo visto in questi ultimi anni è stato un irrigidimento del mercato del lavoro, addirittura un'assenza del mercato del lavoro. Non si può dare il reddito di cittadinanza ai ragazzi, bisogna dare loro la possibilità di misurarsi con le difficoltà della vita e con le difficoltà del mondo del lavoro, e poi crescere, espandersi, svilupparsi e rischiare. In questo paese nessuno se la sente più di rischiare, e per rischiare intendo di fare impresa. Ecco, non è accettabile, perché noi sempre nella nostra storia abbiamo dimostrato che se abbiamo le condizioni per poter rischiare, per poter investire, produciamo innovazione, produciamo benessere, produciamo ricchezza. Quindi dobbiamo avere molta più fiducia nel tessuto aziendale e produttivo del nostro paese. In quest'ottica, flat tax e cuneo fiscale possono agevolare la situazione. Noi pensiamo di sì. Non da oggi, ma dal 1994, Forza Italia ha ipotizzato una flat tax per superare anche la confusione che c'è nel rapporto tra contribuente e fisco. La flat tax avrebbe due vantaggi: quello appunto di semplificare molto, di rendere tutto più semplice, cosa che ci viene richiesta da ogni angolo del paese, ma nello stesso tempo di mettere le persone in condizioni di pagare le tasse, non voglio dire più volentieri, ma con un maggiore senso di equità, in cui le paghino tutti. Perché? Perché farebbe emergere il tanto sommerso, il tanto nero. C'è chi dice che ammonti a 110 miliardi di euro, potrebbero anche essere di più, che oggi rimane lì sotto e non genera ricchezza, ma genera solo elusione. Allora, flat tax più semplice: tutti pagano le tasse, ma hanno la percezione di pagare tasse più eque. Emerge il sommerso, emerge ricchezza per i cittadini italiani. Per quello che riguarda il cuneo fiscale, è evidente che noi riteniamo necessario. Oggi i nostri stipendi sono fra i più bassi dell'Occidente, perché gravano sopra tantissime tasse, spesso veramente incomprensibili. Noi abbiamo un piano di taglio del cuneo fiscale che consenta a chi guadagna fino a 2.500 euro di trovarsi in busta paga circa 300 euro in più, e riteniamo che anche questo sarebbe un segnale forte per l'andamento della nostra economia, perché in questo momento in cui il costo della vita è così aumentato e spesso diventa insostenibile, avere 300 euro in più in busta paga farebbe una grandissima differenza per tantissimi lavoratori e tantissime famiglie. Cambiamo argomento. Giustizia, riforma dell'ordinamento giudiziario e dei processi. È un passo necessario? Ma direi proprio di sì. Oggi credo che tutti siano d'accordo nel dire che il settore giudiziario fatica, non è efficiente. I tempi dei nostri processi, sia penali che civili, sono circa il triplo di quelli degli altri paesi che sono comparabili al nostro. Quindi nulla in contrario a dare maggiori strumenti, anche maggiore personale, ma qui dobbiamo avere tutti l'obiettivo di accorciare i processi, e per farlo non è sufficiente soltanto dare più strumenti e dare più mezzi, bisogna proprio cambiare anche qui il paradigma. E non da oggi, ma da sempre, uno dei punti fondamentali è la separazione delle carriere per noi, perché riteniamo che questo possa garantire un ritorno più sano, più marcato a quel principio fondamentale, che è il principio di presunzione di innocenza, che tante volte oggi e negli anni scorsi abbiamo visto sfidato. Dobbiamo fare attenzione, perché questo è un principio di civiltà giuridica al quale non possiamo derogare. Qualche volta si ha la sensazione che invece prevalga un principio diciamo, di colpevolezza e non di innocenza. E questo rischia di inquinare tutto il percorso giudiziario. I cittadini devono essere trattati come presunti innocenti fino alla fine. Come tutelare la sicurezza dei cittadini e da qui anche come risolvere il problema dell'immigrazione.
tema della sicurezza è un tema che è sentito fortemente, abbiamo visto nelle città che cosa accade, mi riferisco alle tante violenze spesso riguardanti le donne, ma non solo. C'è una percezione di accresciuto pericolo nelle nostre città, nelle nostre comunità, e dobbiamo stare molto attenti a dare il segno alla nostra popolazione che sappiamo che questa è una priorità. Per quello che riguarda Forza Italia, noi vorremmo rimettere in piedi il famoso nostro elemento del programma Strade Sicure, con un maggiore e più efficiente impiego delle forze dell'ordine, che fanno un lavoro straordinario, ma che guadagnano troppo poco e non sono in numeri sufficienti a garantire un senso di sicurezza a tutti i cittadini. Quindi noi crediamo profondamente nelle forze dell'ordine e vogliamo dare loro più strumenti per lavorare meglio e con maggiore efficienza. E poi abbiamo da sempre nel nostro programma il poliziotto di quartiere o il vigile di quartiere, perché riteniamo che nelle comunità come sono strutturate oggi, una presenza fissa che conosca di presidio territoriale accresca il senso di sicurezza e garantisca maggiore sicurezza. Quindi dobbiamo investire molto di più in questa direzione. Il tema dell'immigrazione, come affrontare questo problema annoso? Ma è un tema che richiede uno sforzo collettivo e che richiede soprattutto un cambio di passo dell'Europa. L'Italia troppo spesso negli ultimi anni è stata lasciata sola alle frontiere dell'Europa, dell'Unione Europea, a gestire flussi migratori ingenti, enormi, con costi di vite veramente inaccettabili, e appunto lasciata da sola, come se fosse una priorità dell'Italia e non dell'Europa. Oggi per fortuna c'è stato un po' di cambiamento, c'è una maggiore coscienza che questo è un problema europeo, anche grazie alla spinta che il governo italiano ha dato in questa direzione. Però è evidente che dobbiamo fare degli accordi con i paesi della riva sud del Mediterraneo, perché senza questi accordi che i governi Berlusconi avevano fatto con grande beneficio, senza questi accordi bilaterali, senza un dialogo costante, il flusso migratorio non si interromperà, anzi aumenterà. E dobbiamo come Unione Europea dare degli aiuti concreti alle popolazioni africane, perché è chiaro che le difficoltà che registriamo noi nel ricco Occidente le registrano anche loro, mi riferisco ovviamente a tutte le tensioni globali, e purtroppo le registrano con maggiori complessità ancora. Quindi noi dobbiamo fare un grandissimo piano Marshall che vada nella direzione di aiutare le popolazioni africane e rompere quel meccanismo che porta poi a cercare di fuggire dall'Africa e riversarsi sulle coste del Mediterraneo del Nord. Sono grandi progetti, però l'Europa di oggi è un'Europa molto più unita, molto più solidale di quella di qualche anno fa, e quindi io credo in grado finalmente di affrontare queste problematiche con una uniformità, con un principio solidale che prima mancava. Quindi Forza Italia si dichiara europeista? Ma assolutamente, noi siamo un partito che ha costituito il Partito Popolare Europeo dal 1998, siamo una delle anime principali del Partito Popolare Europeo. Proprio in questi giorni il presidente del PPE, Manfred Weber, è qui in Italia a sostenere Forza Italia nella sua campagna elettorale e a dire quanto Forza Italia raccolga i principi fondanti del popolarismo europeo, il garantismo, il primo, appunto il popolarismo, il liberalismo e anche la matrice cristiana che ha costituito, che è una delle radici del popolarismo europeo. Forza Italia è tutto questo, quindi a volte mi fa sorridere pensare che si possano avere dei dubbi rispetto all'appartenenza europeista di Forza Italia. Il presidente Berlusconi si è sempre battuto per un'Europa più forte, ha sempre avuto il coraggio di dire quando le cose non funzionavano, indicando la direzione da prendere, ma sempre si è battuto per un'Europa più forte. Oggi noi non abbiamo scelta, e una forza autenticamente moderata come siamo noi, che per tanti anni ci siamo battuti per la costruzione di un'Europa più solidale, più forte, oggi ha un ruolo preponderante. E dare un voto a Forza Italia in questa direzione significa rafforzare la coalizione di centrodestra e significa rafforzare un'Europa più matura, più generosa e più forte a livello globale. Uno dei cavalli di battaglia, soprattutto del presidente Berlusconi, è sempre stato la tutela delle persone anziane, quindi l'aumento delle pensioni minime. È fattibile? Sì, lo dicevamo prima. Noi abbiamo milioni di pensionati italiani che rischiano di essere consegnati alla solitudine, alla perdita di mezzi di sostentamento. Questo lo dobbiamo dire e lo dobbiamo affrontare. Berlusconi fu irriso quando disse che avrebbe portato le pensioni minime a 1 milione di lire,
E lo fece. Oggi nessuno lo irride più quando dice che bisogna portare oggi le pensioni minime dei nostri anziani a 1000 euro, perché con l'aumento del costo della vita le pensioni non sono sufficienti a garantire la sopravvivenza. E dobbiamo anche ricordare che sono stati gli anziani del nostro paese, durante l'epidemia, durante il Covid, a farsi carico di tenere insieme le famiglie, con le loro pensioni, con la loro casa di proprietà, con la loro generosità. Hanno consentito la tenuta del nostro paese, che finalmente poi è uscito dal dramma della pandemia. Sono queste le persone il cui lavoro bisogna riconoscere, il cui ruolo sociale bisogna riconoscere. Bisogna garantire loro i servizi essenziali, che sono una dignità nella pensione che ricevono, la garanzia del diritto alla salute, perché naturalmente quando si è più anziani è più difficile e abbiamo bisogno di una struttura sanitaria che sappia rispondere anche con la medicina di prossimità alle esigenze dei nostri anziani. E terzo tema che mi sta molto a cuore: l'alfabetizzazione digitale delle nostre generazioni meno giovani. È inutile che lo Stato italiano metta sulle app o su internet l'accesso a servizi essenziali se poi molti nostri anziani non sanno usare internet e non sanno usare le app. A cosa serve? Ci ripuliamo la coscienza, ma tagliamo fuori da servizi essenziali milioni di persone. Quindi immagino un patto generazionale che consenta ai nostri studenti, per esempio, di avere dei crediti formativi se dedicano alcune ore nella loro settimana a insegnare alle generazioni meno giovani come si usa un computer, come si usa internet, come si usa un telefonino. Altrimenti avremo veramente un paese diviso a metà, fra chi ha accesso ai servizi essenziali e chi non li ha perché non ha un'alfabetizzazione digitale. Ultima domanda. Forza Italia ha un programma molto ambizioso, ma le coperture economiche come possono essere reperite per portare a termine tutti questi vostri programmi? C'è ancora molto da ottimizzare e da tagliare. Pensate che ci sono oltre 1000 miliardi di euro di crediti che lo Stato ha, larga parte di questi non sono più esigibili, quindi qui abbiamo parlato tanto di pace fiscale, ma una parte sostanziale è ancora esigibile. Noi abbiamo calcolato circa oltre 80 miliardi di euro solo di questo. Se anche non si riuscisse a prenderli tutti, però almeno 50 miliardi pensiamo di poterli prendere da lì. E poi tagliare il reddito di cittadinanza, perché così com'è costa molto ma non produce i risultati che si pensava di produrre. E poi gli extra profitti, bisognerà tassare un po' gli extra profitti e anche da lì arriveranno altre risorse, così come anche dal super bonus, che dovrà, secondo le nostre stime, calare dal 110 all'80, permettendo di utilizzare altre risorse proprio per il taglio della pressione fiscale. Quindi ci sono tante strade, e il costo anche della spesa pubblica può ulteriormente essere ottimizzato. Noi riteniamo che si possano recuperare ancora 10 miliardi di euro. Con questo tesoretto noi pensiamo di poter finanziare una buona parte delle misure di taglio della pressione fiscale che servono a poi investire in quello che abbiamo detto e che servono a ridare un po' di ricchezza, un pochino di sollievo alle nostre famiglie. Perché votare Forza Italia? Perché siamo un movimento politico concreto, stabile, non ideologico, che ha sempre mantenuto le promesse che ha fatto. I governi Berlusconi lo ricordano, basta pensare se si stava meglio allora o se si sta meglio oggi, perché è una forza pragmatica. Chi ha scelto di scendere in campo per Forza Italia, a cominciare dal presidente Berlusconi, ma ciascuno di noi, lo ha fatto non per difendere un'ideologia, ma per cercare di rimettere equilibrio nel rapporto tra i cittadini e lo Stato. Noi pensiamo che lo Stato debba ritirarsi un pochettino, essere meno assistenzialista, e debba lasciare un pochino di spazio in più alle persone, un pochino di libertà in più per potersi mettere al lavoro e cercare di intraprendere, rischiare, cercare di dare il proprio contributo. Quindi non c'è ideologia, c'è semplicemente un approccio molto molto concreto. Credo che questo ce lo debbano riconoscere sia coloro che ci hanno scelto che coloro che ci hanno avversato, che non sono stati d'accordo nella nostra proposta. E siccome oggi il mondo è fatto di complessità spesso più grandi di noi e più grandi anche degli stati nazionali, crediamo che essere pragmatici, essere concreti, misurarsi costantemente con la realtà delle cose sia la migliore ricetta per dare soluzioni alle grandi necessità e alle grandi paure che dobbiamo sapere abbracciare, soprattutto nei prossimi mesi, che saranno mesi non facili, ma con un po' di concretezza e un po' di serietà ci daranno la possibilità di portare le soluzioni che ci sono e che metteremo in campo.